Le utenti del comitato del consultorio denunciano il ritardo dei lavori di adeguamento dei locali confiscati alla mafia di Via Dante. A rassicurare le utenti, il direttore del Dipartimento Organizzazione e Servizi Sanitari per la Famiglia dell'ASP, Rocco Billone, il quale fa sapere che la ditta inizierà i lavori la settimana prossima. La delibera di approvazione del progetto esecutivo dei lavori del primo piano di Via Dante 70 a Bagheria del direttore generale dell'ASP, Daniele Faraoni, risale al 30 novembre scorso. Contestualmente era stata indetta la gara per i lavori per un ammontare di 242.620,75 euro sul portale MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. I lavori prevedono la realizzazione dell'ambulatorio ostetrico-ginecologico, una sala d'aspetto con almeno 10 posti a sedere, uno spazio di accettazione per l'accoglienza, una stanza per gli assistenti sociali, una per lo psicologo, una per il ginecologo, l'ostetrica, uno spazio per lo svolgimento delle attività di gruppo con almeno 15 posti a sedere, servizi igienici secondo le norme di accreditamento dell'utenza per il personale. Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona, fabbricazione di documenti falsi, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico. Nell'operazione risultano indagate altre 7 persone. Il provvedimento è stato emesso nel corso delle indagini preliminari del GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze investigative dell'attività condotta tra dicembre 2019 e agosto 2020. Gli indagati avrebbero proceduto al furto di identità di ignare vittime, generalmente facoltosi professionisti in pensione, attraverso cui, mediante la contraffazione dei loro documenti d'identità e la creazione di documentazione falsa, sarebbero state sistematicamente avviate pratiche di finanziamento personale di importo compreso tra i 12.000 e gli 80.000 euro, o per l'acquisto di autovetture che poi sarebbero state subito rivendute a terzi, acquisendo ulteriori profitti illeciti. Nel corso dell'attività sono state documentate 18 truffe commesse nell'arco di quasi un anno, per un valore complessivo stimato in circa mezzo milione di euro. Grazie all'impegno dell'assessore ai servizi a rete Angelo Barone, risolto il problema dello sversamento presso il canale della Playa d'Aspra. Dopo giorni di ricerche e di verifiche lungo il corso del canale e nei vari pozzetti sottoterra, i tecnici dell'AMAP hanno rinvenuto un telaio di un ciclomotore che ostruiva il passaggio dell'acqua verso il depuratore e che ha provocato una serie di disagi. A seguito di tale intervento non sarà più necessario intervenire sul canalone di Corso Baldassare scaduto, come paventato in precedenza. A decorrere da oggi, per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, compresi quelli comunali, ogni utente dovrà esibire il Green Pass o le relative certificazioni. Chi non ne sarà in possesso non potrà entrare nei locali comunali. Entro lo scorso 27 gennaio ciascun dirigente doveva adottare disposizioni organizzative finalizzate ad individuare le modalità di verifica del Green Pass, i soggetti delegati a tale verifica, le procedure da applicare all'ipotesi in cui un soggetto risulti sprovvisto della certificazione o sia in possesso di una certificazione non valida. Anche il personale dovrà adempiere a tale obbligo dal 15 febbraio e fino al giugno del 2022. Pertanto potrà accedere al luogo di lavoro solo se in possesso di certificazione verde conseguita a seguito di guarigione o di vaccinazione, Green Pass rafforzato, vale a dire il personale che ha già compiuto i 50 anni di età. L'amministrazione comunale di Bagheria, nel dimostrare massima attenzione alle tematiche del decoro urbano, sta provvedendo ad emettere nuove disposizioni rivolte ai gestori delle attività di somministrazione, stabilendo di fare obbligo a tutti gli esercizi di mantenere pulito durante l'orario di apertura lo spazio all'esterno delle loro attività, comprendendo gli spazi pubblici loro affidati e le aree esterne antistanti dove i clienti si trovano ad effettuare la propria consumazione. I rifiuti abbandonati determinano infatti un impatto negativo sull'ambiente, possono inquinare il sottosuolo, le acque e l'aria e le conseguenze ricadono su di tutti. Le attività che non rispetteranno tali disposizioni saranno soggette pertanto a sanzioni amministrative. Grazie ai fondi del PNRR per i quali la città metropolitana ha avuto assegnato 196.000 euro, la villa comunale Merlo di Ficarazzi potrebbe essere ristrutturata e restaurata.
In proposito, l'amministrazione comunale ha affidato l'incarico della redazione del progetto all'ingegnere Salvatore Cecchini, responsabile del settore terzo del comune. Lo studio di fattibilità tecnica e economica dell'opera è già stato inviato alla città metropolitana di Palermo per essere vagliata e dopo apposita valutazione inviata al Ministero per il finanziamento. L'intenzione dell'amministrazione comunale è di portare Villa Merlo agli antichi splendori e consegnarla alla collettività quale luogo di cultura, di socializzazione e di svago, destinando le specifiche aree alla creazione di un centro civico, biblico, culturale e di spazi per bambini.